È stato restaurato e presentato alla cittadinanza il dipinto più danneggiato dalla bomba della strage dei Georgofili. Si tratta dei Giocatori di carte di Bartolomeo Manfredi. L'attentato di stampo mafioso fu compiuto alle 1:04 della notte tra il 26 e il 27 maggio del 93. L'esplosione di un'autobomba uccise 5 persone e ne ferì altre 40. Nel giorno del 25esimo anniversario di una delle pagine più nere della storia italiana, il quadro è stato prima esposto nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio e poi è tornato agli Uffizi. Il restauro, a cura di Daniela Lippi, definito inizialmente impossibile, è stato eseguito grazie al crowdfunding Cultura contro Terrore, promosso da Gallerie degli Uffizi, Corriere Fiorentino e UbiBanca, con i partner Scala Archives, Once Events e Mandragora.